Rocca di Vignola ha varie torri. Una di queste è stata costruita nel 1400, all'inizio del 400. È quella là, vediamo adesso avvolta da teloni bianchi, dietro ai teloni c'è un cantiere. Stanno i tecnici guardando ogni coppo, ogni fessura, ogni mattone per capire come intervenire per consolidarla. Ecco, oltre all'età, una bella età oramai, che ci sono stati anche dei terremoti che possono aver smosso un po' la muratura, e stanno guardando quindi anche le travi per capire come intervenire per dare, come dire, una nuova vita, una nuova tranquillità per il futuro. Siamo nella parte più importante della torre, siamo sulla sommità dove è stata smontata la copertura e sono iniziati i lavori di consolidamento che permette in questo modo di riparare i danni che i terremoti e la vetustà avevano creato. Per spiegare meglio gli interventi che si stanno eseguendo, dobbiamo dividere la torre dando i nomi che sono le caratteristiche delle torri. La torre è divisa, cominciando dall'alto verso il basso, dalla copertura, sorretta da una cornice a dente di sega, sotto ci sono i merli con le finestre ad arco, sotto c'è il parapetto, sorretto perché è un corpo a sporgere da dei beccatelli che sono dipinti come tutto il resto. Sotto continua fino in fondo il fusto o il cosiddetto tronco della torre. Quello che era una volta il corpo di guardia circondato dalle merlature, col tempo è poi stato chiuso e trasformato in altre destinazioni che non sono quelle difensive. A testimonianza di queste, oltre alle decorazioni precedenti, si sono venute col tempo ad aggiungere altre testimonianze che, grazie al lavoro paziente dei restauratori, stanno arrivando alla luce, cioè attraverso la rimozione degli intonaci spessi che hanno coperto gli intonaci più antichi, si sta scoprendo non soltanto le decorazioni quattrocentesche che si raccordavano alle decorazioni esterne, ma anche vari graffiti e scritte che, una volta ritrovate e interpretate, potranno anche raccontare nuove storie sull'immagine di animali, castelli, personaggi, scritte, delle volte anche probabilmente blasfeme. Ricordiamoci che nella stanza qui sotto, adibita a prigione, ci fu richiuso un brigante che racconta, disegnandosi, la propria storia. Grazie a questo intervento, le storie che vengono raccontate nelle varie sale di questa torre ora forse avranno una narrazione e qualcosa da raccontare di nuovo a chi verrà a vedere la torre dopo il restauro. Oltre ai lavori di consolidamento, il restauro della Torre del Pennello prevede anche l'intervento sulle mura esterne, cioè sui vecchi intonaci, dove ci sono ancora tracce di affreschi, decorazioni del 1400. Queste decorazioni erano state individuate già guardando la rocca da lontano, diciamo, o con l'uso dei droni. Adesso i restauratori possono guardare da vicino questi intonaci, possono toccarli e capire come poter intervenire per conservarli il più a lungo possibile. Ecco, un conto, ripeto, è vedere le cose da lontano e un conto toccarli, vedere come sono consolidati, quanto sono ancora attaccati ai muri, come era fatto magari in comprecisione quel frammento di affresco per poter decidere come poter portare questa conoscenza antica, ripeto, del 1400 ai visitatori dei prossimi anni. Siamo già nel livello del sottotetto, nel senso sotto la copertura, e qui vediamo già la cornice a denti di sega, subito sotto le merlature con le finestre ad arco.
qui assieme a me c'è Daniela Candini, responsabile dell'impresa che sta facendo i restauri, che spiegherà i ritrovamenti della decorazione che una volta copriva l'intera parte sommitale della Torre del Pennello. Come ogni fase di restauro, si inizia subito con uno studio preliminare per caratterizzare i materiali. La fase di studio ci permette anche di determinare il tipo di intervento da realizzarsi. Nel nostro caso abbiamo fatto una prima valutazione dei materiali con delle analisi chimiche. Il cornicione è risultato una parte della torre molto interessante perché è realizzata a fresco. Questo significa che i pigmenti, in questo caso le nostre ocre rosse, sono stese direttamente sull'intonaco prima della fase dell'asciugatura. Nella parte sottostante abbiamo le merlature. Le merlature sono realizzate invece a secco, quindi con l'intonaco asciutto, e si differenzia molto dalla cornicione di coronamento, questo tipo di tecnica. Ci troviamo in uno dei punti della Torre del Pennello dove la decorazione risulta meglio conservata. Tutte le finestre nella Torre del Pennello erano decorate con questi festoni floreali, sia all'interno che nell'archivolto della finestra. Troviamo anche delle decorazioni che rappresentano dei melograni. Questo tipo di decorazione è sempre realizzata a secco, su un intonaco a calce, idraulica, e con una stesura di bianco a calce come preparazione. Le cromie che troviamo in questi archivolti sono il verde a base di terra verde e il rosso sempre a base di ocra rossa. Questo tipo di decorazione praticamente è tutto scontornato da delle fasciature che circondano le finestre. Siamo allora giunti finalmente alla parte terminale del corpo a sporgere, cioè quella parte che è aggettante rispetto alla parte sottostante della torre che, come abbiamo detto prima, si chiama tronco o fusto. Questo elemento è caratterizzato da parti inclinate che vengono chiamate beccatelli, sorretti da archette, e sopra le merlature che abbiamo visto in precedenza. Possiamo esaminare e anche ammirare la buona qualità di questo cantiere, che aveva un ottimo committente con grandi mezzi finanziari, per cui basta guardare la stesura di questo paramento murario, i mattoni sono tutti ben cotti, tutti uguali, con un giunto di malta, cioè lo spazio tra un mattone e l'altro, tutto uguale, e rettificato come se fosse tutto a bolla, cioè su tutto lo stesso livello. Una cosa molto interessante, anche rara, perché significava la buona qualità e la capacità di scegliere dei muratori di qualità molto elevata. Su questa parte è stata stesa anche qui il completamento di quella decorazione che abbiamo visto in precedenza. Nella parte esterna sono rappresentate delle colonne con fusti e basamenti. Tutta la decorazione è realizzata anche in questo caso a secco con una base di calce, e i pigmenti che sono il blu notte a base di nero di vite e le ocre rosse. All'interno dei beccatelli troviamo la decorazione che rappresenta delle monofore trilobate, il tutto con fasciature raffiguranti finte cornici marmorizzate che richiamano anche quelle che sono all'interno della rocca, con sfondi bianco sempre realizzati a calce. L'architetto Vandelli spiegava prima la stilatura dei giunti e la realizzazione di questa apparecchiatura muraria è fatta con materiali che provengono dalle zone naturalmente di Vignola. La calce idraulica utilizzata per le malte di allettamento proviene da calcari marnosi a sud di Vignola. La Rocca di Vignola, come tutti i grandi monumenti, ha dietro di sé una lunga storia, 600 anni di storia, e ogni mattone, ogni linea architettonica ci racconta di scelte che sono state fatte lungo questi 600 anni da chi ha abitato
la rocca, quindi ci sono storie di uomini, di donne, di demolizioni, ampliamenti, rifacimenti. Ecco, tutto questo il restauro ce lo racconterà e quindi ci racconterà 600 anni di vita all'interno di questa struttura. E per ritornare alla Torre del Pennello, quando i teloni verranno tolti e vedremo la torre nel suo antico splendore, ci sarà anche una sorpresa che per ora non possiamo anticipare, è top secret, ma che sarà visibile, ripeto, il giorno in cui quei teloni verranno tolti e il cantiere scomparirà.